Oh, eccomi finalmente qui con la tagine. Mia figlia Felicia ha voluto regalarmi questa tagine l'anno scorso per la festa della mamma, ma io non l'ho mai utilizzata perché, come avete visto, ho cambiato la cucina col piano a induzione e purtroppo non me lo reggeva. Poi piano piano, insomma, con calma, ho comprato l'adattatore e con quello ho risolto tutti i miei problemi. È fantastica, meravigliosa, ma veramente. Io ho voluto provare il pollo con diverse verdure. Una ricetta marocchina, appunto. Spero di non deludervi. Logicamente non sarà mai uguale, però l'effetto e il risultato ottenuto per me è stato meraviglioso e ne farò tante altre di ricette perché la cottura è straordinaria. Andiamo a fare questo pollo con le verdure, con la tagine. Partiamo dalla marinatura per il pollo, spremendo il limone. Lo verso all'interno di una pirofila e piano piano aggiungo tutte le spezie: curcuma, finocchio, zenzero, pepe nero, il sale, insomma tutte le spezie che ho citato prima. Se poi volete aggiungere anche il cumino, che io non ho trovato, tranquillamente fatelo. Aggiungo l'olio, i 2 bicchieri d'acqua, mescolo delicatamente. Una alla volta inserisco le mie cosce di pollo all'interno. Potete mettere anche i fusi, io ho scelto le cosce. Con un cucchiaio vado a coprirle completamente. Lascio marinare e nel frattempo mi dedico alle verdure. Qui, come vedete, prendo la cipolla, la divido in due dopo averla pulita e la faccio a fettine. Stesso modo faccio con tutte le altre verdure. Le zucchine le faccio abbastanza grosse, stessa cosa faccio con le carote e le patate. Prendo il fondo del tagine e, come vedete, metto un po' di sughetto della marinatura. Inizio con uno strato di cipolla. Successivamente faccio lo strato di zucchina. Con un cucchiaio vado a mettere un po' di sughetto sopra e proseguo con le mie verdure. Vado con le carote, termino con le patate. È arrivato finalmente il momento di adagiare sopra le mie cosce di pollo. Comprimo bene con le mani e per ultimo faccio un altro giro di patate. Verso sopra tutta la mia marinatura. Guardate che bel colore. Ecco fatto, porto sui fornelli. Come
Come vedete, io qua ho l'induzione e ho dovuto comprare appunto l'adattatore, altrimenti non me lo leggeva. Metto sopra e parto con la temperatura minima. Chiudo, lascio cuocere anche 3 ore, però nel frattempo le mescolo di tanto in tanto. Nel caso in cui dovesse utilizzare invece i fornelli normale, potete mettere anche uno spargifiamma, sempre a fuoco basso, mi raccomando. Qui faccio il primo controllo e con un cucchiaio di tanto in tanto vado a bagnare il sopra. Ecco, questo è il mio ultimo controllo. Direi che il pollo è pronto, posso portare a tavola. Mi raccomando con i guanti perché scotta davvero tanto. Un'abbondante manciata di prezzemolo, il nostro pollo con le verdure è pronto.